E continuiamo con la boutique di eccellenza dell'anno diritto amministrativo. Il premio va allo studio legale Malinconico per l'ampia e completa preparazione ed esperienza in tutti i campi del diritto amministrativo, per puntare sempre all'eccellenza e alla qualità del lavoro svolto, unitamente alla costruzione di relazioni esclusive e dedicate con i propri clienti e partner che fanno dello studio un punto di riferimento di grande valore. Studio Legale Malinconico, con me il professor Carlo Malinconico, fondatore dello Studio Legale. Buonasera e benvenuto in diretta sulle Fonti TV. Buonasera, lieto di ritrovarci. Buonasera, anche per me, e subito le chiedo un commento per questo riconoscimento. Che cosa significa per lei e in questo momento storico particolare? Assolutamente, è un premio che ci incoraggia innanzitutto, ci dà una spinta emotiva, come sempre d'altra parte, molto forte. E ci manca un po' la splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, però sinceramente queste occasioni servono per fare un po' il punto dell'attività, e quindi anche il ringraziamento a tutti i colleghi e i collaboratori dello studio, che senza i quali naturalmente non sarebbe possibile arrivare a questi risultati, e soprattutto poi in un contesto così innovativo, così nuovo, che si è andato a determinare proprio per l'effetto del lockdown, ma che comunque ci dà una grande spinta a ricercare anche nuove modalità di lavoro, perché a parte ovviamente i dati negativi, però anche questa necessità di trovare nuove formule di interazione sia con i clienti sia con i colleghi diventa un fatto, come dire, anche molto motivante, molto accattivante. Dobbiamo cercare quindi di realizzare anche in questo cambiamento della modalità di lavoro un progresso, guardare cioè sempre l'aspetto positivo che si crea anche in queste situazioni di crisi. Certo, avvocato, allora se posso permettermi, guardi, sul discorso di Palazzo Mezzanotte anche noi non vediamo l'ora di tornare, ma in ogni caso lei resti sempre in collegamento con noi perché presto sono sicura che ci ritroveremo lì. Detto questo, però, appunto, quello che poi ha subito esternato anche lei, quando ci sono dei momenti di difficoltà bisogna saper cogliere al volo l'opportunità. E quindi, insomma, è quello che abbiamo fatto proprio con questa edizione speciale, che comunque sottolinea ancora di più la vicinanza di un media, come possiamo essere noi, alla realtà più produttiva del nostro paese, no? Che ancor più sta mostrando la sua ossatura, mi permetta di dire così, insomma. È così, noi poi, siccome come studio di diritto amministrativo trattiamo in particolare tutti gli aspetti del diritto pubblico dell'economia, siamo ovviamente molto concentrati sul rapporto e sulle difficoltà che vivono le imprese, e quindi dalla semplificazione che viene reclamata a più voci, noi cerchiamo di essere come dire, collaborativi e anche di fornire delle ipotesi di soluzione a questi problemi che stanno alla base di tanti deficit del nostro paese. Quindi cerchiamo di essere anche su questo aspetto sempre propositivi per cercare di cogliere in questo momento di crisi, per cercare di superare la difficoltà e di arrivare a una soluzione anche che sia a regime migliore. Quindi da un lato questo, e dall'altra parte è chiaro che le imprese in questo momento, anche per effetto dei vari decreti legge che si sono susseguiti, necessariamente, per dire la verità, in questa situazione di crisi,
Abbiamo con una rete anche di studi collegati, fratelli, diciamo così, abbiamo cercato di dare una risposta a queste necessità che le imprese si trovano adesso, dall'aspetto finanziario a quello organizzativo, si trovano di fronte ad affrontare e quindi la necessità di in qualche modo cercare di venire incontro alle esigenze delle imprese. Benissimo, questa direi che è la cosa più importante in questo momento, proprio per le svariate domande e richieste che arrivano ovviamente da ogni parte. Io la ringrazio, professor Malinconico, e naturalmente complimenti per questo premio. Grazie molte e allora arrivederci presto, speriamo. Assolutamente sì, vedrà, è Grazie, una promessa. Grazie, grazie grazie avvocato. molte, arrivederci, Grazie. grazie. Noi continuiamo con la nostra premiazione.